Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, benvenuti, grazie per essere intervenuti. Siamo alla platea che ha gli ospiti che tra poco mi andranno a presentare due incontri. Questo è il primo dell'Assuolano, il prossimo giovedì, la prossima settimana a Senigallia, promossi dalla Regione Marche per fare il punto su alcuni temi centrali, sia nell'agenda europea, inevitabilmente anche in quella della nostra regione, della regione Marche. Parliamo di digitale, parliamo di innovazione e soprattutto di banda ultralarga, quindi l'accesso diffuso alla rete, soprattutto nei territori frammentati. Permettetemi però, insomma, prima di iniziare e di dare il via a questa mattinata di lavoro, di rivolgere in maniera estremamente autentica un augurio a tutte le donne. Questa giornata particolare, una festa delle donne, che insomma forse è più una festa per le donne, con le donne, soprattutto in questo periodo storico. Quindi auguri di vero cuore, immagino a nome di tutti. Bene, naturalmente prima di iniziare il nostro viaggio, insomma, all'insegna della digitalizzazione, saluto al padrone di casa, di chi ci accoglie ad Ascoli, quindi il sindaco Marco Fioravanti, anche presidente di ANCI Marche. Sindaco, chi meglio di lei ha il polso della situazione su quanto sia importante la digitalizzazione in Comune Marchigiano? Grazie, buongiorno a tutti. Siamo felici di ospitare ad Ascoli un progetto così importante. Siamo molto contenti perché si sposa un po' con la visione che stiamo producendo qui nel territorio, come anche città metropolitana, perché il digitale può diventare una grande occasione per mettere in rete i territori delle aree interne, insieme ai comuni della costa. Con la Regione Marche stiamo sviluppando questo progetto innovativo che coinvolge tutti i 205 comuni della nostra regione. Quindi io ci tengo a ringraziare ovviamente la Regione Marche, l'assessore Andrea Maria Antonini, tutto il gruppo dirigente e lo staff tecnico, perché c'è un grande lavoro silenzioso che porta a una vera rivoluzione digitale. Il digitale ha trasformato radicalmente il nostro modo di vivere, il modo in cui lavoriamo, interagiamo con il mondo che ci circonda. E noi abbiamo una grande possibilità, che nel territorio marchigiano, e direi ancora di più nel territorio vicino, c'è un'altissima qualità della vita, un'esperienza unica e ripetibile di vivere qui. E noi abbiamo in questo momento in Italia 1 milione di smart worker che stanno decidendo di dove andare a vivere, perché da Ascoli o da Quadra si può competere con New York, con il Giappone, con il mondo intero. Se noi creiamo le condizioni per poter vincere la sfida della competitività vivendo in un territorio come questo, possiamo avere una grande opportunità, che non è solo quella di far tornare centrali Ascoli con le Marche, quella di dare, offrire uno sviluppo economico diverso, perché l'Italia, l'Istat decide che nel 2050 il 75% delle persone vanno a vivere o nelle coste o nei grandi centri urbani. Può diventare un grande problema per l'Italia stessa, perché se l'Italia perde la colonna vertebrale scivola a terra e perde il suo futuro. Noi abbiamo una grande occasione di far ripopolare le aree interne, l'Italia centrale, la periferia centrale e anche e soprattutto attraverso il digitale. Noi stiamo sviluppando un progetto importante perché siamo il quarto comune in Italia per fondi PNRR, abbiamo preso 90 milioni per il PINQA, programma innovativo per la qualità dell'abitare, e abbiamo sviluppato una piattaforma digitale per mettere in relazione tutte le attività commerciali e dare la possibilità ai giovani di poter sviluppare la propria idea innovativa d'Ascoli attraverso il digitale. Qui è fondamentale la regione. L'assessore Antonini sta facendo un lavoro straordinario negli ultimi anni, ma soprattutto direi nell'ultimo anno, portando un progetto che non è calato dall'altro, costruendo
dal basso un vero progetto, perché l'infrastruttura digitale si deve sposare con l'esigenza del territorio. E anche, come dicevo prima, una regione straordinaria, però da provincia a provincia abbiamo differenti visioni e soprattutto differenti esigenze. Per costruire un progetto efficace ed efficiente abbiamo bisogno di mettere all'interno dell'imbuto ogni visione di ogni singola provincia della nostra regione per uscire poi con una visione collettiva e uniforme. Noi abbiamo una grande possibilità, non possiamo perderla, ma nello stesso tempo dobbiamo enfatizzare la ricchezza e la memoria storica di un territorio come il nostro. Per fare questo, il digitale può diventare un'opportunità perché noi abbiamo due strade. Il digitale e anche l'intelligenza artificiale sta arrivando. Noi abbiamo due strade, o subirla e possiamo dire stravolti, oppure governarla. Per governarla abbiamo bisogno di un grande programma di formazione, perché così come i social possono essere una medicina o un veleno. Se lo sappiamo utilizzare, possiamo generare ricchezza, opportunità e crescita. Se non li sappiamo usare, diventano una dipendenza, diventano un problema del territorio, soprattutto per i più giovani. Quindi ringrazio ancora la Regione Marche. Devo ringraziarla sinceramente perché Ascoli negli ultimi 20 anni non ha avuto mai l'attenzione che ha avuto in questo momento. Questa per noi è una grande occasione e ovviamente ringrazio tutti gli imprenditori che stanno investendo le proprie risorse per poter avere uno sviluppo innovativo digitale che può portare anche ricchezza al territorio. Grazie. Grazie al sindaco, ringrazio per il lavoro che ha anticipato un po', sindaco, i temi principali di questa mattinata. Adesso la parola all'assessore Antonini, assessore allo sviluppo economico e alla digitalizzazione della Regione Marche. Assessore, il sindaco Fioravanti faceva proprio il punto sul digitale, sulla banda ultralarga, sono una leva straordinaria e vitale per lo sviluppo economico di una regione ancora forse troppo spesso frammentata. Allora, innanzitutto porto saluti del Presidente Acquaroli, dal Sindaco Travanti, che ci ospita. Questa bella città che non conoscevo, che ci ospita qui ad Ascoli, un ringraziamento particolare a Confindustria che ci ospita in questa sede, ma non solo per l'ospitalità di questa mattina, ma per una serie ormai di collaborazioni attive con la Regione Marche anche digitale. Mi fa molto piacere ovviamente qui ad Ascoli perché il fatto che sia la mia città, ma mi fa piacere condividere con il sindaco Fioravanti queste scelte, questi programmi appunto condivisi perché effettivamente Ascoli sta attraversando un periodo molto importante proprio di transizione verso l'alto attraverso una serie di iniziative che mi fa piacere avere un sindaco che è perfettamente consapevole delle potenzialità delle tecnologie, della transizione tecnologica digitale, degli strumenti che diciamo la modernità ci sta mettendo a disposizione, soprattutto per premiare anche quei luoghi storici di patrimonio, di memoria, appunto dicevi, che altrimenti no, rimarrebbero isolate oppure vecchie messe da una parte, soprattutto per le aree non accessibili, che hanno una difficoltà storica di raggiungimento, di accessibilità attraverso la digitalizzazione che non è altro che un'infrastruttura, chiamiamola immateriale, ma rispetto a quella fisica alle strade, che deve andare assolutamente ormai di pari passo, quando noi parliamo di accessibilità di un territorio, fino a poco tempo fa facevamo riferimento alla strada, agli aeroporti, ai porti, agli interporti, li dobbiamo fare ancora, ovviamente, giustamente, riferimento, ma c'è tutto un sistema di infrastrutture immateriali, digitali, altrettanto importanti, che aiutano a rendere in generale la vita dei cittadini, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni più semplice. Allora, ecco, parlo qui ad Ascoli insieme a Marco, che sta
poi vorrei ringraziare anche l'ufficio regionale con la dottoressa Rossetti, tutti i loro grandissimi collaboratori. Noi, come Regione Marche, appunto, stiamo sviluppando tutta una serie di azioni importanti che sostanzialmente vogliono cercare di aumentare, da un lato, la competitività del nostro territorio. Lo diciamo continuamente, se non siamo in grado di coprire tutto il nostro territorio, di sostenere le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri borghi da una forte struttura digitale, noi rischiamo di non essere appunto assolutamente all'altezza delle sfide che ci vengono in qualche modo attualmente richieste. Sindaco faceva un riferimento alla capacità anche attrattiva dei luoghi attraverso un uso della diffusione digitale, perché ormai sappiamo bene che ci sono delle persone che hanno la possibilità e vogliono anzi anche diversamente rispetto ai luoghi abitudinari, quindi andando all'estero, avendo altre esperienze, potendo anche lavorare all'estero. Allora avere un servizio di digitalizzazione importante è sicuramente un attrattore per le aziende, per anche i singoli, visto persone che fanno delle scelte importanti, no? Magari per avere il proprio deve avere richieste. Una serie di servizi e anche la digitalizzazione, perché la digitalizzazione porta con sé altri servizi, pensiamo alla medicina, ad esempio. Pensiamo alla possibilità anche di studiare online, la possibilità di formarsi, di aumentare anche il livello di competenze, più la possibilità per i comuni, ma altrettanto importante, di erogare determinati servizi, dalla carta d'identità elettronica allo spirito. Tanti altri appunto strumenti fondamentali e indispensabili per una crescita sociale anche inclusiva. Ed è compito, anche a parlare anche non solo di parlare del nostro ente regionale, quello di cercare di colmare anche le differenze, perché appunto, come dicevamo prima, non tutti sono raggiunti dal digitale, dalle infrastrutture digitali, non tutti i comuni, non tutte le aree hanno pari possibilità di accedere alla digitalizzazione. Allora noi attraverso questo ed altre iniziative che poi ci parleranno i nostri collaboratori della regione per il loro formato, per così coinvolgerli appunto le nostre attività, che lo stiamo facendo. Le imprese ci chiedono sempre maggiore connettività ovunque, questo che sta facendo con l'industria, non solo, abbiamo detto un tavolo proprio recentemente per cercare di sostenere il più possibile la diffusione dell'utilizzo della digitalizzazione. Abbiamo attivato, mi piace sottolinearlo, una misura PNRR a favore si chiama bussola digitale, proprio cercare anche di raggiungere attraverso una settantina, come io non le ricordo sempre, una settantina, ottantina di facilitatori digitali, di raggiungere tutte le parti, anche interne, del nostro territorio, dove ci siano appunto dei giovani soprattutto, che diventano dei punti di riferimento per aiutare i cittadini marchigiani a utilizzare determinati servizi digitali. In quei comuni dove non è semplice, ne abbiamo 80 sparsi, 75, ne abbiamo 75 sparsi nella nostra regione, cosa interessante perché per una la prima volta sono giovani a insegnare agli anziani, infatti parliamo di un linguaggio moderno che è molto appunto giovane ed è interessante vedere anche questi momenti di anche coesione sociale, no? Dove è giovane si mette a servizio la persona magari anziana che non è nata nell'era del digitale, quindi ha bisogno di qualcuno che è nato nell'era del digitale spieghi loro certi funzionamenti. Quindi stiamo facendo questo lavoro che mi fa piacere davanti qui al Presidente, in questo caso il Banco regionale, annunciare in questa occasione come il finanziamento del Banco Servizi Digitali Integrati, che è un bando di 7 milioni.
milioni di euro che abbiamo messo a disposizione del territorio, siccome le domande sono arrivate, che funzionava e che stava in interesse, sono arrivate più domande della disponibilità della dotazione, allora abbiamo deciso di aggiungere 1,5 milioni di risorse per coprire tutte le domande che sono arrivate. Circa 190 progetti che verranno interamente finanziati in tutta la regione, quindi per accedere alle sono progetti di volte in cui un'associazione facciamo beneficiare e la Comune. Io mi fermo qui sostanzialmente, poi magari riprendo la parola successivamente e quindi ribadisco come la Regione Marche, sia per le imprese, per noi importante, perché vogliamo sviluppare una regione, come dicevo prima, competitiva, dobbiamo sostenere soprattutto le piccole e piccole imprese, quelle che hanno più difficoltà per sviluppare anche determinate competenze, avvalendosi anche di personale qualificato, perché comunque il mondo della digitalizzazione va su due livelli. No? Uno, abbiamo detto, quello dell'accessibilità, dove tutti devono avere una capacità basica di utilizzo degli strumenti del digitale, perché è fondamentale. Noi li vogliamo formare, come abbiamo detto prima, anche attraverso i facilitatori, le differenze che esistono. Dall'altra, però, si trovano delle vere e proprie figure professionali che devono essere messe a disposizione dei cittadini e delle imprese per poter sviluppare alcune forme dove appunto la digitalizzazione, la transizione digitale è fondamentale. Dottoressa Bussoletti, immagino che ne parlerà, abbiamo un bando sull'innovazione, di 18 milioni di euro che abbiamo presentato, abbiamo parlato mi sembra anche in questa sede, dove noi richiediamo sostanzialmente cose che la Green Transition, cioè dalla parte della sostenibilità ambientale, del prodotto diretto, e dall'altra però la capacità strumenti della digitalizzazione. Ormai un'impresa, noi lo diciamo sempre, le nostre imprese hanno, i nostri imprenditori hanno questa grandissima capacità di creare prodotti di altissima qualità, questa nostra artigianalità ci viene riconosciuta da parte di tutto il sistema anche dei mercati, che però deve essere accompagnata dalla capacità di piazzare in un certo senso, sapere anche valorizzare questi nostri prodotti, e lo si può fare attraverso anche un uso diciamo professionale di alcuni sistemi e strumenti della digitalizzazione che sono dei professionisti che possono dare. Quindi per le imprese stiamo lavorando così con dei bandi specifici, per i cittadini comuni è altrettanto importante questa integrazione dei servizi, la regione si può ancora anche da intermediare un po' nel territorio, cercando anche dei modelli che siano unificati addirittura tra diciamo, tutto il sistema che attualmente esiste. Quindi ci poniamo in un certo senso come intermediazione, come anche come un impegno come regione Marche, e cercare appunto di collegare e valorizzare tutti questi beni. Il territorio, concludo, ripeto, come ho detto all'inizio, che cosa non è fondamentale. Oltre alle infrastrutture fisiche di cui tra l'altro l'industria spesso ci ricorda con dei problemi, soprattutto con l'industria Ascoli, perché abbiamo a rapporti, c'è qualche amico di Comitano che oggi è sceso ad Ascoli, si rende conto che noi io faccio di mattina ogni giorno andando ad Ancona e tornando, non è semplice, quindi dobbiamo sicuramente migliorare assolutamente le infrastrutture viarie, però allo stesso tempo è importante. Grazie e buon pomeriggio, ci sentiamo. Grazie all'assessore Gemini. La parola ora a Stefania Bussoletti, direttrice del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Marche, direttrice di digitalizzazione e innovazione. Prima di schierare, lo ricordava l'assessore, ci sono i comuni, ma anche le attività economiche della Regione. Come intanto buongiorno a tutti, il Dipartimento di Sviluppo Economico, come sapete, ha sicuramente come obiettivo principale quello di portare innovazione, nuove tecnologie, nuove infrastrutture e sostenere lo sviluppo dell'intero territorio, che sono sviluppo inclusivo. Quindi ovviamente dobbiamo parlare.
parlare contemporaneamente di imprese, di comuni e di territori e di cittadini. E abbiamo a base una strategia, ovviamente, di sviluppo economico, che è la nostra strategia di specializzazione intelligente, dove sicuramente la digitalizzazione e la transizione digitale rappresentano un driver di sviluppo trasversale, che deve un po' coinvolgere tutti gli ambiti produttivi che abbiamo individuato in questa strategia. E l'incontro di oggi nasce anche da un incontro che abbiamo fatto con le associazioni di categoria, la quale nasce proprio l'esigenza di comunicare, di informare il territorio dei tanti investimenti che sono stati fatti dalla regione su questo tema, sul tema della banda larga, della banda ultra larga, della transizione digitale, appunto, perché spesso poi ci accorgiamo che le piccole entità, le piccole imprese, i piccoli comuni magari non sanno effettivamente quello che si sta facendo e anche le possibilità che sono state messe in campo. Quindi è sicuramente necessario, prima di tutto, informare il territorio. Questo serve ovviamente anche per generare una cultura digitale su questi temi, che è una cultura che sicuramente forse manca, diciamo, ancora non è completamente sviluppata, anche perché viviamo ovviamente in un territorio dove le piccole imprese sono, i piccoli imprenditori sono il numero più grande che abbiamo ovviamente sul nostro territorio, e quindi ritengo che la comunicazione e l'informazione debbano essere alla base della nostra attività. Conseguentemente è importante ovviamente raccontare questi strumenti. Attualmente, come sapete, per le imprese, oltre poi a tutti gli strumenti di cui parlerà Serena Carota relativi invece più ai comuni, abbiamo messo in campo un bando molto importante, che è quello annunciato dall'assessore, che è un bando di 28 milioni, che riguarda tutti gli ambiti produttivi della Regione Marche, che ha una scadenza il 28 di marzo, sul quale abbiamo investito molto appunto sulla transizione digitale e sostenibile. È chiaro che parlare di transizione digitale, di smart product, di prodotti connessi, di gemelli digitali, di metaverso, di realtà aumentata, di realtà virtuale, non è possibile se prima non facciamo un lavoro ovviamente di miglioramento della nostra infrastruttura, della banda larga, e quindi portare ovviamente tutte queste possibilità anche nei luoghi, nei centri storici, in tutti quei posti dove le imprese operano. E quindi è chiaro che questi due filoni vanno ovviamente di pari passo. Questo bando quindi vuole essere un'occasione proprio per approcciare queste tecnologie, ma già ne avevamo fatto un altro connesso invece al processo, quindi alla transizione digitale in termini di processo produttivo, e lì abbiamo messo 16,7 milioni della nuova programmazione del 2017, un bando che adesso si sta chiudendo e stiamo facendo gli ultimi pagamenti. Quindi l'obiettivo è stato quello di insistere sia sul processo che sul prodotto. Quindi con questo nuovo bando, invece che attualmente è aperto, vogliamo insistere sulla digitalizzazione applicata ovviamente al prodotto. Quindi abbiamo lavorato sia sul processo che sul prodotto. Però devo dire anche la verità che sostanzialmente stiamo anche lavorando su tanti altri bandi che verranno poi nei prossimi mesi. Uno in particolare legato all'internazionalizzazione, che avrà una dotazione superiore a 10 milioni di euro, dove anche in questo caso la parte del digitale avrà un'importanza notevole, perché chiaramente anche l'export è influenzato fortemente da questo processo di transizione digitale. Quindi inseriremo in questo bando una parte importante connessa ovviamente alla transizione digitale, all'utilizzo degli strumenti per poter migliorare la propria immagine, quindi tutta la parte anche dell'utilizzo dei social, degli influencer, degli digital export manager, degli innovation manager, e tutta la parte ovviamente di miglioramento più basilare dei propri siti web, ma anche di integrazione con strategie di marketing digitale nei mercati esteri. Quindi sicuramente vogliamo spingere su questi strumenti anche nella parte della vendita, perché noi abbiamo ovviamente delle aziende che sono capaci di realizzare dei prodotti fortemente innovativi, quindi c'è un saper fare alto, ma non c'è un saper vendere alle volte, dove invece l'utilizzo delle tecnologie digitali può supportare, può aiutare le imprese in questo processo di competitività a livello internazionale, e quindi vorremmo puntare proprio su questi strumenti ovviamente di marketing digitale. Su questo bando attiveremo presto dei tavoli di lavoro, perché ho
come avete visto, il bando attualmente del call center viene negoziato un po' con tanti tavoli di lavoro, con tutte le imprese, con tutti gli stakeholder, con le associazioni ovviamente di categoria, e quindi partiremo bene un po' con i nuovi tavoli. Quindi questo è un po' diciamo gli orientamenti che il Dipartimento di Sviluppo Economico si sta dando, cercando di realizzare proprio uno sviluppo che porti dietro anche le piccole entità che sono fondamentali e che non possono restare dietro, e in cui ovviamente il digitale è un strumento assolutamente fondamentale. Grazie alla direttrice, che ha iniziato, mi permetta giornalisticamente parlando, di dire un po' una dieta digitale della regione, nel senso più salutare delle termini, che diventa poi concreta nell'agenda per la trasformazione digitale della nostra regione, celebrata la dottoressa Serenella Carota, dirigente del settore transizione digitale e informatica della Regione Marche. Dottoressa, tanti gli obiettivi prefissati, ma anche i risultati ottenuti fino ad oggi. Grazie. Il mio intervento vorrei illustrarvi la strategia complessiva di trasformazione digitale del nostro territorio, quella che chiamiamo la dieta della trasformazione digitale delle Marche. Gli indici di GESI, che sono quelli che misurano la digitalizzazione del territorio e di tutte le sue componenti pubblico e private, prevedono quattro elementi di monitoraggio, poi gli indicatori sono veramente molti. Abbiamo da una parte la valorizzazione del capitale umano, dall'altra parte la competitività, e il terzo elemento, quello del benefico delle tecnologie digitali. Abbiamo poi il quarto punto, quello dei servizi digitali. Tutti questi temi sono stati toccati per l'intervento del nostro assessore, e ora andiamo a vedere più da vicino alcuni progetti che hanno già prodotto dei risultati, e parleremo anche di tutti gli altri progetti che stiamo portando avanti, proprio perché l'obiettivo è avere un quadro di sintesi, perché come ha detto il nostro direttore, molto spesso il territorio non conosce quella che è la strategia complessiva e gli strumenti, e quindi mentre riteniamo che questo sia fondamentale anche per indirizzarli in modo opportuno. Qui il primo progetto è quello del progetto di giustizia digitale, ne ha già parlato il nostro assessore, e che ha previsto la creazione del territorio di una serie di punti. Vado alla slide successiva, così vedete come sono slocati sul territorio. E questi punti, come poi ci spiegheranno i nostri colleghi, erano sia servizi di supporto al digitale, proprio accompagnano la nostra vita digitale, e sia erano anche dei servizi di formazione molto importanti. Quindi io voglio promuovervi questi punti, perché questi punti sono a disposizione anche dei comuni vicini, e possiamo anche tentare di crearne dei nuovi se c'è interesse, perché come vedete alcune aree del territorio non sono coperte da questi servizi. Noi riteniamo che questi punti possono dare ad esempio il supporto ad esempio, come diceva prima l'assessore, anche per la serie di attività che sono fondamentali, come andare magari a rispondere a un bando, o come faccio a richiedere speed per passare il fondo da argomenti diversi, o come faccio a sapere se il mio indirizzo è coperto o no dalla banda ultralarga. Abbiamo attivato ad esempio anche questo servizio di accompagnamento proprio sul suggerimento del nostro assessore. Il secondo punto è il tema che è un po' centrale oggi, che è quello della connettività e della piano banda ultralarga. Io vi darò degli indicatori che ritengo molto importanti di questo progetto, poi il collega Stunari vi spiegherà che in realtà il progetto Banda Larga ricomprende una famiglia di progetti che hanno sanità promessa, che hanno scuole, che hanno carta uscita, e l'assessore ha appena lanciato questa attività in collaborazione con Confindustria di monitoraggio per andare a rilevare i punti non coperti. Sappiamo che ci sono dei punti non coperti,
consapevoli che qualcuno non sia stato eseguito. Quindi il progetto ha coperto tutti i comuni della nostra regione e si trova in capo inizialmente gli accorpamenti erano 236, per alcuni comuni abbiamo sia il collegamento in fibra che il collegamento SW più alto, quindi sono rete mobile, così di diventare in termini propri ma facilmente comprensibili. E due comuni sono stati esclusi perché uno era già coperto e uno dei nostri comuni che era la banda ultralarga ha deciso di essere coperto dalla banda ultralarga. Qui trovate il valore complessivo, io fornirò solo questi dati di sintesi, però questi dati sono importanti perché ci dobbiamo riflettere. Le famiglie, le imprese interessate dall'intervento sono più di 300.000, quindi 304.273. La cifra che abbiamo già speso, quindi non parliamo di quello che faremo, ma di quello che abbiamo fatto, sono 5.000 km di fibra. È vero che abbiamo un'infrastruttura di materiale, ma chi con noi ha lavorato al progetto ha tanto di materiale, conferenze di servizi, perché abbiamo anche di risultati. Come si è vista questa infrastrutturazione? 1.189 km proprio realizzazione di nuova infrastruttura e per 3.906 km c'è stata o l'utilizzo di infrastruttura esistente oppure, io ritengo molto importante, anche il fatto di aver migliorato le cosiddette qualifiche. Questo significa che prima con la neve pesante magari mancava l'elettricità nelle case, questo intervento con i famosi effetti diretti della digitalizzazione ha prodotto anche questo, quindi voglio dire una volta molto importante rispetto alla tale di materialità. Qui vedete che la cartina dà un'idea molto evidente perché diciamo che la gran parte dei nostri comuni stanno chiusi, collocati e con la vendibilità generale. Come vedete 152 comuni. Quindi poi vedete anche l'altro di real time, ma intanto intanto come il 90% sono chiusi, ma ben 152 sono già vendibili e erogano servizi regionalmente. Terzo punto. Cerco di essere veloce, ma la strategia è ampia, è quella dell'integrazione delle varie tecnologie digitali, un po' quello che ha detto prima l'assessore, no? Noi ci formiamo così, ci proponiamo sul territorio con intermediari tecnologico. Qual è il concetto di sintesi che racchiude tutto questo? Il polo strategico regionale. Come dico sempre come battuta, noi ci chiamavamo così prima che fosse venisse il polo strategico nazionale, possiamo cambiare nome, questo è il nostro nome. Cosa fa il polo strategico regionale? Eroga servizi ai comuni, alle aziende sanitarie, a tutte le agenzie regionali, va a una serie di data center che hanno la certificazione, qualificazione, qua anche che vedremo poi in un slide di dettaglio. Non possiamo entrare nel merito, però con la forma di convenzione, sono bene comuni che si convenzionano con noi ormai da anni, e quindi ho indicato una serie di dati molto importanti, cioè per ognuna di queste diciamo di questi punti, andiamo dal polo per la conservazione delle materializzazioni, che prevede in convenzione 250 euro, eroghiamo servizi per i pagamenti per oltre 200 euro. Vedete gli elencati tutte queste infrastrutture che sono un'infrastruttura unica centralizzata e che è a disposizione di tutti quei soggetti. Da come quella del corporate government ci vengono dati dei fondi per ricoprire i costi e noi li trasformiamo dare verso le imprese che chiaramente consentono di avere delle prezzi migliori dal mercato. Adesso non possiamo entrare nell'aspetto di dettaglio, ma sono numeri molto importanti.
dirlo invece quali sono le certificazioni che il nostro sistema di data center ha ottenuto. Come vedete sopra, i due data center principali in possesso continui, che sono il data center stanza dedicato alla sanità, il data center iniziale, che è dedicato a comuni e a regioni e alle agenzie, sono i business continui e hanno ottenuto tutte le certificazioni della finalità, che sono quelle relative alla sicurezza delle informazioni. Siamo molto orgogliosi anche di chi sono già avuto per la qualità delle organizzazioni e l'erogazione dei servizi, e l'ISO 20.000 dell'erogazione dei servizi cloud, e l'ISO 20.301 per la continuità operativa. Abbiamo di recente ottenuto nella slide, come ho detto, non posso andare troppo veloce, anche la certificazione che noi definiamo green, che è obbligatorio per poter erogare i servizi legati al PNRR. È un po' il settore più comune di questa certificazione, il nostro data center ha questo tipo di certificazioni. Siamo inoltre certificati come cloud service provider, quindi possiamo fare servizi a qualunque sia del nostro settore che fuori. Attualmente la strategia è che abbiamo solo ai territori. Abbiamo un'eccezione che sono l'ordine dei farmacisti, l'ordine degli esperti, alcuni che sono collegati alla sanità, ma abbiamo deciso di contenere perché non vogliamo sviluppare competizione ad altri soggetti. Abbiamo anche ottenuto la certificazione da parte della CN, dell'Agenzia Nazionale della Cyber Security, che è superata dalla Cinema, a dirlo perché da tempo il data center eroga servizi, vedete lì la foto del nostro data center, è una foto di repertorio, e quindi è importante parlarne. Cito solo che tutta la nostra strategia riguardo ai servizi digitali rientra nella strategia del mondo digitale diffuso. Non dico perché ne ha parlato l'assessore, ma è quella che fa un po' la cornice d'Italia rispetto anche alla tematica del commerciale, del partigiano creativo, cioè di tutti quegli piccoli operatori economici che sono dentro i comuni, e speriamo che siano valorizzati al massimo in questo bando di 7 milioni di euro che l'assessore ci ha appena annunciato che sarà applicato con 2 milioni e mezzo di euro. Quindi vado veloce, ma è molto, molto importante, non è la parte dell'assessore, ne ha parlato quando ne era saggiatomi. L'importanza di aggregare per quanto possibile, di ricorrere a fondi di materiali pubblici privati, che sono le forme sufficienti per poter affrontare la sfida della digitalizzazione, qui vedete l'impatto su tutti i progetti del PNRR e del rapporto col territorio. Sarebbe lunghissimo parlare di tutti, cito il bussola digitale perché riteniamo che è importante che sia importanza anche rispetto alle imprese, potremmo fare ad esempio per l'alfabetizzazione non professionale, ma come base proprio dei progetti e delle modalità anche corsi. Poi è molto importante un progetto sull'accessibilità. E sicuramente è molto importante tutti i progetti sulla cyber security, sono molto importanti, sono oltre, sono arrivati quasi a 10 milioni di euro, ne parleremo in modo specifico in una riunione dedicata. Non possiamo non citare dei progetti del PNRR, quelli che hanno il fondo complementare SISMA, che vedrà la creazione di un data center proprio in questo territorio, molto vicino, però anche qui avremo un intervento dedicato, quindi adesso non vorrei dire quale sarà il comune, ma sarà un comune del cratere, e poi altri progetti che sono molto importanti, perché quello del fascicolo digitale di edificio. Poi i progetti sono veramente tantissimi, ma non vogliamo confondere, dobbiamo dare
contento per i ringraziamenti che facevo prima l'assessore per l'accoglienza in questa tazza davvero meravigliosa. La parola a Pietro Marini, che è presidente della piccola industria di Confindustria Ascoli Piceno. Presidente, a te vorrei chiedere in che modo, ce lo raccontava la dirigente, la banda ultralarga, quindi la digitalizzazione profonda dei territori è diventata una vera e propria leva economica per le tante imprese che rappresentate. Grazie. Innanzitutto porto i nostri saluti al sindaco Marco Fioravanti, che ha organizzato questo evento, e l'organizzatore si è dovuto lasciare, l'assessore regionale della digitalizzazione, dottor Antonini, che ha curato questo evento, e tutti i colleghi imprenditori oggi presenti in tutte le situazioni di territorio. Nel mio intervento porto innanzitutto i saluti del nostro presidente Simone Ferraioli, che oggi è stato impossibilitato a partecipare a questo incontro, ma con cui mi sono a lungo trovato la speranza di portare un pensiero quanto più possibile condiviso nel mondo industriale. Siamo infatti qui oggi quest'anno la nostra bella sede, ringrazio per i complimenti che ancora oggi ci avete fatto, e il nostro patrocinio a questa iniziativa, che fa parte della nostra mission per favorire le prospettive future importanti per lo sviluppo del digitale e quindi economico del territorio. E se siete qui oggi, siete consapevoli tutti della centralità delle infrastrutture e delle imprese. Scelte, oserei dire, strategiche, sicuramente di lungo periodo, che possono determinare il successo o meno di un'impresa, come anche il successo o meno di un territorio. Se infatti fino a qualche anno fa la localizzazione dell'attività economica era prevalentemente in funzione delle condizioni strutturali di un luogo, della vicinanza alle risorse o ai mercati, e quindi alla disponibilità delle infrastrutture per il trasporto, da ormai credo oltre 20 anni la disponibilità di banda è entra a pieno titolo tra le condizioni di fattibilità per la nascita di un'attività economica. Forse un po' che voi sanno, quello che pensiate di Pascolani, che anche noi purtroppo dovremmo chiudere per un periodo di tempo questa bella sala. Questo per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione e che, ad esempio, uno dei vincoli che abbiamo dovuto esaminare nella scelta delle sedi possibili in cui insediarci è stata proprio la disponibilità di connessione veloce, stabile e ampliabile all'occorrenza. Faccio un piccolo inciso: voi vi trasferireste in una casa dove attendo i rubinetti, esce un filo d'acqua, o dove il contatore fa ogni volta che si accende la luce per un proprio inoculo? Passiamo al fatto che la connettività digitale rappresenta un prerequisito abilitante per lo sviluppo e la crescita dei paesi, quell'importante ricaduta in termini di inclusione economica e sociale, cerchiamo di misurare questo impatto. Vi ricordo il modello elaborato dall'European House and Museum, che mette in relazione la performance di navigazione internet di 1318 province e 270 regioni europee, con 9 indicatori di sviluppo economico, inclusione economica e inclusione sociale. Il modello evidenzia come a livello europeo le aree a maggiore connettività hanno innanzitutto più capacità di generare e sostenere le iniziative imprenditoriali. Il 57,7% delle province europee, con velocità di navigazione superiore ai 100 megabit, ha un alto tasso di natalità d'impresa, maggiore del 10%, misurato come rapporto tra nuove imprese e imprese attive nello stesso anno di riferimento. Viceversa, ha un alto tasso di natalità di impresa solo una provincia europea su 10, tra quelle con performance media di navigazione internet inferiore ai 30 MB. Se tutte le province italiane nel 2019 avessero raggiunto un tasso di sottoscrizione alla banda ultralarga a pari a quella della provincia di Milano, una provincia con più alto tasso di sottoscrizione, che di fatto il PIL nazionale avrebbe potuto contare su 69 miliardi di euro in più. Inoltre, all'aumentare del tasso di sottoscrizione della banda ultralarga, di
di un punto percentuale, la produttività media per lavoratore sarebbe cresciuto di 203 euro. Abbiamo poi, insieme al Presidente, analizzato quale potrebbe essere la convergenza della banda ultra larga e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale e la banda ultra larga rappresentano pilastri cruciali della trasformazione digitale contemporanea, con impatto profondo su ogni aspetto della società moderna. L'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale richiede una connettività affidabile e ad alta velocità, credo che questo sia una cosa assolutamente condivisibile. Come afferma il rapporto di McKinsey del 2020 sull'intelligenza artificiale, l'elaborazione di grandi quantità di dati in tempo reale è essenziale per gli algoritmi di apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale. L'adozione dell'intelligenza artificiale porterebbe alla creazione di nuove categorie di lavoro specializzate come specialisti, ingegneri dei dati, esperti di etica e privacy dei dati. Inoltre l'intelligenza artificiale può stimolare la nascita di start-up innovative e favorire la crescita di settori emergenti come la robotica, la realtà aumentata e la salute digitale. Quindi parliamo di tutti gli aspetti della telemedicina. L'adozione della banda ultra larga e l'intelligenza artificiale può contribuire alla sostenibilità economica e sociale. Inoltre l'intelligenza artificiale può essere impiegata per affrontare sfide sociali complesse come il cambiamento climatico, la salute pubblica e l'istruzione, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per migliorare la qualità della vita delle persone e proteggere l'ambiente. Ma dove non è presente banda ultra larga, ci aspettiamo una forte limitazione di accesso alle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Cos'è la banda ultra larga per le aziende? Secondo le statistiche fornite da FiberConnect, operatore italiano indipendente di servizi di connettività, in Italia sono circa 1 milione di imprese che operano all'interno di oltre 10.000 aree industriali artigianali. E queste imprese hanno bisogno degli strumenti necessari per sbloccare il loro potenziale di innovazione. Molte di esse hanno una velocità di connessione internet inferiore a 15 megabit. E portare una moderna rete FTTP, anch'io cito una sigla così, nell'area industriale artigianale consentirebbe alle piccole e medie imprese di strutturare di sfruttare le più recenti soluzioni di connettività per loro fondamentali anche al fine di dare valore agli investimenti realizzati o programmati nella direzione dell'industria 4.0. Da anni stiamo assistendo alla nascita di imprese intelligenti con tecnologie sempre più smart, da più comuni dispositivi di sicurezza, ad una sorveglianza, fino ad impianti sofisticati che permettono una semplificazione delle azioni quotidiane come gli assistenti vocali. Simili servizi possono essere usufruiti da aziende, ditte e imprese che inoltre possono contare su nuovi business creati appositamente per questo. La connettività aziendale viene usata soprattutto per fare interagire i macchinari, gli addetti alla produzione, creare una giusta combinazione tra manodopera e tecnologia, in modo da ridurre gli errori lavorativi. La banda ultra larga riuscirà a trasmettere anche una mole di dati elevata senza nessuna difficoltà. In questo modo i vari settori di un'azienda saranno collegati tra loro e sarà possibile ottenere statistiche e bilanci in pochi secondi. Per le piccole imprese della digitale in cui viviamo, l'accesso alla banda ultra larga è diventato un fattore determinante per il successo e la competitività di ogni dimensione. Grazie alla banda ultra larga, le aziende si possono adottare soluzioni di cloud computing per la gestione dei dati e delle risorse aziendali, consentendo la collaborazione in tempo reale tra dipendenti e fornitori da qualsiasi luogo connesso. Ciò diventa tuttavia determinante per le piccole imprese che spesso si trovano in aree rurali o remote, dove la connettività può essere limitata. L'accesso alla banda ultra larga elimina questa disparità, consentendo loro di competere su un piano più equo con le imprese situate in zone più sviluppate. Ciò può tradursi in un vantaggio competitivo significativo, permettendo loro di offrire servizi migliori e di attirare clienti da un'area più ampia. Con la banda ultra larga, le piccole imprese nei territori di nicchia possono espandere il proprio mercato al di là dei confini geografici locali.
Inoltre, l'implementazione della banda ultra ampia nelle zone rurali rappresenterebbe un catalizzatore per lo sviluppo economico locale. Le imprese rurali, tradizionalmente limitate dalla mancanza di connettività affidabile, potrebbero accedere a mercati globali e adottare soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la loro produttività. Ad esempio, una fattoria in una zona rurale può utilizzare la connettività ultra larga per monitorare in tempo reale le condizioni del terreno per ottimizzare le operazioni agricole, aumentando così l'efficienza e riducendo i costi di produzione. Secondo uno studio condotto da Banca d'Italia, l'implementazione della banda ultra larga può aumentare la produttività delle imprese rurali del 10%. Infine, con connessioni molto veloci e stabili si renderebbe disponibile anche per le PMI un livello superiore di sicurezza delle comunicazioni. Le reti 5G infatti sono progettate con standard di crittografia avanzati e protocolli di sicurezza robusti, proteggendo i dati aziendali sensibili e riducendo i cyberattacchi e violazioni sulla sicurezza. Concludo con lo stato dell'arte, a quanto fatta la nostra indagine. Come molti di voi avranno preso dalla scuola dei 24 ore nei giorni scorsi, ha generato allarme e attenzione alla notizia che esisterebbe un concreto rischio di ritardo di conseguenze perdita dei fondi PNRR a livello nazionale da parte di OpenFire, operatore che aveva vinto il bando per la stesura della ditta. Da parte nostra siamo molto preoccupati che il problema sia ancora più profondo e riguarda dati alla mano le difficoltà che oggi esistono anche nelle aree già coperte, circa il cosiddetto ultimo miglio. In sostanza, la copertura delle aree anche periferiche non comporta automaticamente la disponibilità della fibra per tutti i cittadini, che siano residenziali che siano produttivi, perché i punti di cablaggio non possono essere regolati come accadeva con il cambio della telefonia. Pertanto, le aziende che nella maggioranza dei casi sono fuori da centralizzate e distanti dalle catene di alloggiamento delle linee telefoniche, per raggiungere le stesse dovranno spesso sostenere i costi proibitivi che aveva tanto tra l'arte fino al contorno dell'azienda, dovendo trovare il modo di colmare a proprie spese tutta la distanza che la separa dalla madre di distribuzione. Spesso dovendo affrontare percorsi burocratici complessi, se non tecnicamente impossibili, come ad esempio quello di realizzare opere di scavo per la posa del proprio carro di fibra. In questa trasformazione digitale le imprese si trovano ad affrontare due principali ostacoli: il cambiamento di mentalità all'interno dell'azienda e i limiti delle infrastrutture digitali sul territorio. Per quanto riguarda il cambiamento di mentalità verso il digitale, molte imprese stanno attivamente promuovendo questo processo tramite iniziative come quelle condotte dai Digital Innovation Hub. Tuttavia, per quanto riguarda le infrastrutture digitali, il ruolo delle istituzioni diventa fondamentale nell'indirizzamento, nell'indirizzare lo sviluppo e nel fornire finanziamenti adeguati. È quindi essenziale avere un confronto continuo tra le istituzioni e le imprese digitali per definire le giuste strategie ed armonizzarle con le evoluzioni tecnologiche delle aziende. Solo attraverso questa stretta collaborazione sarà possibile garantire un ambiente digitale favorevole alla crescita e all'innovazione delle imprese. E qui l'importanza dell'appuntamento odierno, che auspico possa portare importanti risultati e prospettive per tutti i motivi che ho cercato di rappresentare brevemente e per i quali ringrazio ancora tutti i relatori e gli organizzatori. Buon lavoro. Con un piccolo cambio d'ora entriamo nel cuore pulsante di questa mattinata di lavori e ci avviciniamo al focus, quello che poi interessa i tanti operatori economici ma anche le amministrazioni dei territori, progetti strategici nel tema digitale e innovazione finanziati dal FESR e dal PNRR. Allora invito a raggiungermi Andrea Sergiacomi e Mirko Sturari. Vedo il dottor Sergiacomi, che è responsabile dell'agenda della trasformazione digitale delle Marche, già pronto al mio lato opposto. Con lei, dottor Sergiacomi, vogliamo cercare di fare il punto su quelle che sono le reali, concrete opportunità del borgo digitale diffuso. Lo abbiamo sentito spesso negli interventi iniziali, che è un po' la strategia messa in campo dalla Regione Marche per dare la possibilità ai territori di evolversi e svilupparsi attraverso il digitale. Grazie mille, buongiorno a tutti.
voglio fare un focus, un po' più di dettaglio su due progetti che sono già stati citati e che sono Bussola Digitale e insieme la costellazione di due progetti che noi mettiamo sotto l'egida iniziativa per il volume digitale diffuso. Quella che vedete qui è la misurazione dell'indice tesi, che è sostanzialmente la misurazione di quanto sono bravi i territori a digitalizzarsi. È una misura introdotta dall'Unione Europea e quindi misura la competitività in questo senso degli stati europei, gli stati europei. Il Politecnico di Milano ha cominciato a farla per le regioni. Vedete che le Marche non sono esattamente, sono quasi in media con la media nazionale italiana, però il vero problema di questa rilevazione è che è un po' difettosa. Mi manca una relatività alla base. Uso per essere delle proxy, si dice in termini statistici, cioè delle tendenze che simulano effettivamente certe tendenze statistiche. Quello che vorremmo fare, quelli di cui parlerò, sono progetti che noi finanziamo con il PNRR da un lato e con la nuova programmazione del PNFS 21-27. Con sempre professor vorremmo mettere in piedi l'osservatorio digitalizzazione, cioè qualcosa che ci faccia effettivamente arrivare a misurare questi indicatori sul nostro territorio per vedere come la digitalizzazione è efficace e si sta sviluppando da un tempo. Ma al di là di quello che faremo, l'osservatorio digitalizzazione è un'attività che da qui alla fine della programmazione nel 2027 faremo, parliamo invece che cosa abbiamo fatto in due ambiti precisi. Progetto Bussola Digitale, già introdotto, orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali. Riusciamo ad avere sul territorio, in realtà 75 punti erano il target che il soggetto titolare di questa iniziativa, che è il Dipartimento di Transizione Digitale, voleva e ci ha fissato un obiettivo. Noi siamo arrivati adesso in questa fase a 91 punti e stiamo crescendo, cioè c'è molto interesse da parte di comuni a mettere in piedi sui propri territori un punto di facilitazione, che poi viene presidiato da facilitatori regionali, al momento sono 15 facilitatori che operano, più 35 volontari sulle sedi locali che vengono attivati dai comuni. A questo si aggiunge progetto sinergico, che è quello che si chiama Digital Benefits, dove in realtà a queste sedi si affiancano anche le sedi degli sportelli dell'Associazione dei Consumatori. Questo per mettere in piedi una forza che ci aiuta a fare che cosa? Voi andate sul sito bussoladigitale.regione.marche.it, cerchiamo di spiegarla in maniera abbastanza approfondita, ma fondamentalmente le attività che fanno i facilitatori sono assistenza individuale, quindi è possibile prenotare un appuntamento, recarsi nel punto di facilitazione e avere un servizio di assistenza e formazione individuale personale. Faccio una premessa, l'obiettivo che ci ha dato il DTD non è solo mettere in piedi 74 centri, forse questo ci siamo già arrivati, l'obiettivo vero è riuscire a formare e assistere 50.000 utenti univoci a fine 2025. È molto ambizioso. Con l'assistenza individuale non ce la faremo matematicamente, anche perché gli utenti sono univoci, che vuol dire che la persona che poi ritorna allo sportello, noi assistiamo molto volentieri, purtroppo non c'è l'implementare il fondatore. Quindi, oltre alla facilitazione individuale, stiamo mettendo in piedi dei corsi di formazione in presenza, che sono già partiti a dicembre, e che ci hanno fatto fare grandi numeri. Lo faccio vedere qui. Si vede poco, sono dei francobolli, ma sono i tanti corsi che abbiamo messo in piedi, ognuno ripetuto su più edizioni, come usare i social, quindi vedete che non ci sono solo servizi pubblici, ci sono anche servizi privati, noi insegniamo
dei facilitatori anche usare WhatsApp, Telegram, le videoconferenze, cioè qualsiasi strumento digitale che possa servire a chi, a cittadino, sicuramente sono partiti i corsi che sono quelli più frequentati, i corsi base. Stiamo mettendo in piedi di corsi avanzati, delle cose un po' più articolate e complesse, ottenere la cittadinanza digitale, usare l'INAD, il servizio che permette di 12 milioni attraverso la propria indirizzo di tecniche, eccetera, eccetera. Facciamo anche, giustamente, essendo i facilitatori digitali incardinati in sedi che stanno nei comuni, aiutiamo anche i comuni stessi, i dipendenti dei comuni, ad utilizzare le tecnologie. I comuni fanno e erogano servizi digitali, sempre di più lo faranno anche perché esistono dei finanziamenti del PNRR e molti progetti sono stati finanziati, e quindi la mano che danno i facilitatori è anche quella di far partire la macchina che eroga i servizi pubblica e i cittadini dall'altro lato che la devono utilizzare. Partecipano a questo progetto anche le quattro università marchigiane e quindi i corsi sono rivolti anche agli studenti. Noi pensiamo che gli studenti siano già smart, sappiano usare le tecnologie, in realtà vi possono garantire che spesso non sanno come fare un pagamento su tanti altri iscriversi e pagare la tassa universitaria. Quindi in realtà sta servendo anche questa parte qui. Ultima cosa, che è un'iniziativa molto importante, perché noi è un po' un fattore moltiplicativo. I facilitatori sono pochi, come detto sono 15, girano per tutti i 90 centri e i 35 facilitatori volontari. Abbiamo bisogno di un ricambio. Come facciamo? Con i corsi che stiamo facendo l'ultimo anno delle scuole superiori, che sono corsi lo stesso che trattano i temi digitali, gli spieghiamo come funziona Sprint, eccetera, eccetera, gli spieghiamo anche come si diventa facilitatori digitali. C'è un percorso che permette anche di avere un'abilitazione e molti di loro, tra l'altro, già lo fanno, perché sono loro che aiutano i giovani a fare una serie di pratiche, i genitori, eccetera, eccetera. Quindi, con queste iniziative che abbiamo già messo in piedi, per fortuna, stiamo cominciando a vedere dei numeri che si avvicinano ai famosi al target che avremo a fine 2025. Siamo arrivati a 6.000 utenti univoci, tra l'altro attenzione, inizialmente il progetto prevedeva un target preciso da 18 a 74 anni. Si capisce perché da 74 anni non si possono avere delle facilitazioni, tant'è che noi non facevamo facilitazioni a chiunque veniva allo sportello. Adesso l'edificio ha garantito che potremmo rifiutare anche over 74, che spesso tutti hanno bisogno di una facilitazione. Vi faccio vedere solo questa cosa qui. Quando finisce il PNRR, molti dei progetti che abbiamo messo in campo non avranno più combustibile per continuare, ma siccome iniziative di questo tipo, cioè mettere in piedi una rete importante che aiuta i cittadini, aiuta le imprese, aiuta i comuni a utilizzare le tecnologie digitali, ci dispiacerebbe smantellarla dopo che sono passati 3 anni del progetto. E abbiamo fatto una proposta a livello regionale che Agit ci appoggia da questo punto di vista e anche tutte le altre regioni, e l'ha portata per far diventare questa rete anche una rete a supporto dei responsabili della transizione digitale. Ci sono delle figure importanti che sono in comune e che aiutano il comune stesso a portare avanti i servizi digitali che abbiamo. E vado molto veloce su quest'altra parte, cioè borgo digitale diffuso. Partiamo da cosa abbiamo fatto. È uscito un bando, è uscito a luglio addirittura, adesso a luglio, il 24 di gennaio, abbiamo ricevuto 190 progetti, proposte progettuali da parte dei comuni. Per fare che cosa? Fondamentalmente il bando verteva su 2 ambiti. Un ambito legato alla promozione e valorizzazione del territorio, che era anche quello obbligatorio, cioè era il focus del bando, quello che ci interessava di più. E abbiamo chiesto ai comuni di produrci i dati
di quello che loro ritengono che siano le eccellenze per promuovere il loro territorio. Quando parliamo di eccellenze parliamo non solo di luoghi fisici, che poi vengono composti di itinerari, punti di interesse, destinazioni, ma sono anche e soprattutto le persone che stanno in questi luoghi, in particolare gli operatori economici. Quindi questi itinerari, come robe di cui ci proponessero, non solo sono andato a vedere la piazza, il museo, ma è anche fare la degustazione, per una mangiare al ristorante, è andata a conoscere l'artigiano che fa arte orafa, eccetera, eccetera, eccetera. Sono arrivate 190 proposte progettuali, poi all'inizio lasciamo la parola a lei, abbiamo cominciato veramente a analizzare, a studiare, qualcosina che possiamo vedere su che cosa può essere gli itinerari che vengono fatti. Poi era un fatto che si rivolgeva al singolo comune, il comune ci ha proposto fuori punti di eccellenza. La parte successiva di questa operazione, il borgo di città di Scuso, è che la Regione Marche che propone una visione del territorio extracomunale. In mezzo tra il comune e la regione ci sono anche altre organizzazioni. Vado molto veloce, la presentazione era lunga, ma non vorrei annoiarvi. Però queste organizzazioni, che noi chiamiamo DMO, Destination Management Organization, che io la ricordo un esempio più eccellente, se volete, perché lo conoscete tutti, ma in realtà nel Fermano, nel Pascolano, nel Macerotese, nel Fanese, ce ne sono altri, che stanno organizzando i territori e l'offerta turistica dei territori per cercare di rappresentarceli in maniera più organizzata. Questo è un po' il modello, se volete, che c'è dietro tutta questa visione, qualcosa che abbiamo già cominciato a realizzare, quindi oltre ai contenuti che ci arriveranno da questo bando, c'è già un, vedete quella nuvola con le freccettine, un motore, se volete, che noi chiamiamo DHM, Digital Hub Marche, che è il motore che permette di gestire la raccolta di questi dati e interscambio dei flussi, perché quei dati chiaramente, una volta che ce l'abbiamo nei nostri database, un po' sono completi, ma devono giustamente diventare il volano per costruire una serie di, chiamiamo di front-end, cioè di vetrine, di servizi interattivi, digitali. E non è solo la regione che costruirà questi servizi, ma quindi DHM diventa uno strumento, un patrimonio a disposizione di tutti voi stessi, i DMO di cui parlavo prima, la regione per esempio ha il sito del turismo Lens Marche, ma ha anche altre iniziative, Marche Wine, quindi qualcosa che riguarda la promozione della gastronomia e del turismo del vino, e la vetrina del borgo digitale diffuso che è il prossimo step di realizzazione del nostro paese. Questo sistema ci consente anche di inviare i dati in Italia.it e quindi di utilizzare anche un ulteriore volano di promozione che è il portale nazionale del turismo. Io mi fermerei qui per portare poco tempo e lascio la parola a Letizia Conter. Grazie.
appunto del progetto del Banco di Servizi Digitali Integrati, noi abbiamo cercato di interpretare quelli che dovevano essere i contenuti del bando e dare degli spunti a colui che effettivamente hanno aderito in importanza, cercando di proporre quelli che potevano essere degli itinerari tematici. Oggi ne abbiamo ricaricati tre, diciamo, sulla zona dove ci troviamo, per cercare appunto di far comprendere ai comuni quella che era la filosofia che muoveva questo bando. Innanzitutto, cercare di valorizzare il nostro territorio, le Marche sono un'ispirazione di elementi naturali, elementi mari, dei monti, tantissime cose. Abbiamo anche dal punto di vista imprenditoriale tantissime attività da valorizzare, quindi abbiamo cercato di abbracciare tutti questi elementi che costituiscono la nostra regione, proponendo per itinerare tipo ai comuni. Per esempio, degli ambiti su cui abbiamo lavorato sono stati degli ambiti legati al territorio, quindi le caratteristiche del territorio, vale a dire montagna piuttosto che mare, abbiamo cercato di lavorare delle, diciamo, delle situazioni tipo legate anche a delle tradizioni gastronomiche, a delle tradizioni legate per esempio all'agricoltura, per dare quindi importanza a tutte quelle attività che piccoli imprenditori, piccoli artigiani comunque abbiamo nel territorio che sono fondamentali, che rappresentano appunto il nostro tessuto importante, fondamentale alla base della nostra economia. Per esempio, visto che siamo in zona, un'ipotesi che è stata supposta è quella della natura, abbiamo la storia della natura e della leggenda, perché quando ci troviamo noi sibillini, siamo una leggenda sulla famosa Sibilla che si aggirava da queste parti, quindi abbiamo supposto che il comune potesse incentrare un determinato comune, abbiamo preso Monte Monaco per esempio, potesse incentrare un suo itinerario basandosi su questi aspetti territoriali, quindi questo mistero che lega i monti sibillini alla figura di questa donna. Quindi abbiamo supposto un itinerario di una certa data, di un certo migliore, che percorre a livello cronologico la storia di Sibilla, e quindi sono delle ipotesi che potrebbe essere implementato a livello diciamo digitale questo itinerario storico territoriale. Quindi le tappe che vanno a toccare in determinate zone di interesse, e una volta impostato diciamo un itinerario fisico, ecco che subentra la parte digitale, la parte smart, che non è trascurabile ma va ad affiancare la produzione del territorio. Comune progetta il suo itinerario, comune conoscitore della sua realtà. Una volta progettato questo itinerario, ben presente quali possono essere poi points of interest, cioè tutti quei altri punti notevoli che si trovano all'interno di un percorso che può essere interessante per il turista. Ce ne sono elencate alcuni anche generici, per non scendere troppo in dettaglio, ma nel percorso ipotizzato che ruota attorno alla figura della Sibilla. Abbiamo pensato al parco naturale, alle grotte della Sibilla, a un santuario, perché no, si può anche andare a visitare il museo, poi durante il percorso ci saranno anche dei luoghi importanti che si chiedono tutti voi, che saranno geoeconomizzati e si inseriscono poi all'interno di quel progetto di HM e di Geomarco, cioè la digitalizzazione di tutti questi punti di interesse caratteristici di ogni realtà, di ogni comune. Ovviamente tutto questo può essere ulteriormente arricchito nelle varie introduzioni dell'IoT, Internet of Things, cioè tutta quella serie di elementi smart che vanno comunque ad aiutare il visitatore nel suo percorso, che chiaramente
oltre ad apprezzare tutto ciò che ci pone a livello naturalistico territoriale, avrà anche l'opportunità di avere un'esperienza di mio abbiamo supposto degli elementi di segnaletica, di poter, che ormai sono sempre diffusi nella nostra città, sotto un segnale, i famosi QR code che possono essere posti all'interno di un museo piuttosto che di un'altra struttura, tutta una serie di elementi che arricchiscono l'esperienza del visitatore, che può avere informazioni territoriali sugli eventi, un'infinità di informazioni. Oggi abbiamo non nell'epoca tantissime informazioni, quindi ecco, questo è un esempio itinerario che dall'essere fisico viene in qualche modo tematicizzato, identificando i punti storico-digitali e la cosa interessante ovviamente è questa, cioè ci deve essere una forma di sinergia nel territorio con gli operatori economici. Perché ovviamente il percorso può includere la visita dal piccolo al terzo studiere, un turismo, piuttosto che insomma, tantissime altre attività che abbiamo nel territorio. Quindi è fondamentale pensare, e noi credo abbiamo risposto tantissimo anche in questa quest'ottica, questa sinergia tra tutti questi operatori. Però non credo, quando mi metto a mostrare un altro esempio che abbiamo fatto questa volta con l'innovazione in campo delle Marche, anche in questo caso abbiamo ipotizzato un itinerario che è incentrato sulla visita del borgo, no? Questo è un borgo, e in questo caso vediamo che c'è tantissima coesione tra la visita del territorio e la visita poi diciamo un piano gastronomico che abbiamo supposto delle tappe anche per visitare certi di crisi. Quindi quello che ha mosso dentro sviluppare questi criteri è stato proprio questo, cercare di intanto andare a conoscere bene il territorio, questo è quello che sono dei comuni, analizzarlo razionalmente, per ricercare vegetali poi a essere nella prima della regione che effettivamente è importante perché è un po' un accentratore di tutte queste informazioni. Noi siamo una regione, quindi la nostra unità viene rappresentata da questa vetrina e quindi affiancare la storicità dei nostri borghi agli assistenti. Ve lo faccio solo vedere rapidamente. Certo, un messaggio che poi alla fine la filosofia è sempre la stessa. Abbiamo pensato anche a rottamare come la pedra del dialettico, quindi valorizzare un'ipotesi che potrebbe essere valorizzare la parte balneare, un'esperienza, quindi turista che magari viene da una zona montana, vuole andare a visitare il mare, e ecco che gli viene proposta un percorso doc. Lo spiaggio che sta per me servito, lo spiaggio libero, quindi il percorso più naturale. Quello di Gianmarco ho cercato di essere un po', di creare un po' di stimolo ai comuni per dare un po' di fantasia di organizzare questo lavoro. Quindi io concluderei qui questa presentazione. Grazie, questa parte dedicata ai piani strategici messi in campo dalla Regione Marche con Mirko Sturati, funzionario del settore della transizione digitale e informatica della nostra regione, che ci offre una panoramica su quello che è lo stato di avanzamento del piano della banda ultralarga per coprire tutte quelle che vengono in gergo chiamate zone bianche, quindi delle zone dove la rete prima non arrivava o arrivava in maniera frammentata. Buongiorno, in questo caso parliamo non solo del piano della banda ultralarga, ma di una serie di piani collegati all'infrastrutturazione del territorio, quindi anche il piano Italia Lucia, il piano Italia Lucia, il piano scuola connessa e il piano sanità connessa. Questi ultimi quattro piani
sono piani che prendono la misura dei punti veloci del PNRR. Invece il piano scuola connessa è suddiviso in due, quindi c'è una prima fase che è all'interno della strategia PUND e una seconda fase a completamento che invece è finanziata dal PNRR. Come già è stato detto, il piano PUL ha contratto le aree bianche a fallimento di mercato, cioè dove gli operatori privati non erano presenti e dove non avevano pianificato gli investimenti nei prossimi anni. All'interno di queste aree bianche, il piano prevede l'intervento a concessione, quindi concessione a Open Fiber che si offre di progettare e costruire e gestire l'infrastruttura. Infrastruttura scolare, tecnologia di ARA, Fiber to the Home, sia di tecnologia wireless fixed. Questa infrastruttura è pubblica, quindi poi viene messa a disposizione degli operatori di ADC delle comunicazioni che possono attivare i servizi. La presentazione è interessata, come è stato detto, tra 236 comuni secondo la mia costituzione amministrativa, per cui diciamo che la parte di FDTH ha interessato 217 comuni della nostra regione. Questi sono i numeri che già ha illustrato la stessa cosa, quindi non mi ricordo, ma diciamo sono dei numeri importanti, sono dei numeri grandi e lo sforzo che ci è stato messo dalla regione per coordinare la infrastruttura dell'attuale, la compagna per realizzare, è stato grosso in questi anni. Questa è la mappa che rappresenta la chiusura nel tempo dei comuni e diciamo che siamo in prossimità del termine di questo piano. Siamo molto vicini. Questo piano, come molti comuni e molte aree produttive ci hanno segnalato, non è riuscito a coprire tutte le aree bianche, tutte le aree che avevano necessità, perché in alcuni casi gli operatori avevano dichiarato un piano di intervento nei prossimi anni. Questo è impedito un intervento da parte del finanziamento pubblici. Quindi queste aree che sono state segnalate sia da Confindustria per la zona industriale sia dai comuni, noi abbiamo raccolte e sollecitate ad Infratel. E nella maggior parte dei casi queste aree sono rientrate nel piano Italia con Giga. In alcuni casi ovviamente non sono rientrate neanche nel piano Italia Giga, perché anche in questo caso viene fatta una consultazione con gli operatori dicono che in quell'area ci andranno nei prossimi anni e quindi anche in questo caso l'intervento pubblico non può esserci. Qui per i rimetti piani non è un altro ordine. Sotto diciamo vediamo la rete pull in cui c'è la banda larga ma anche il piano precedente, il piano banda larga che ha realizzato delle infrastrutture di collegamento. Questa infrastruttura viene ampliata e a questa infrastruttura si collega anche l'infrastruttura che viene realizzata nel piano di energia del piano Italia 5G, perché proprio nel piano è specificato l'utilizzo delle infrastrutture già esistenti, sia pubbliche che private. Dall'altro lato vi ho messo scuola connessa e sanità connessa, perché queste invece non solo sono connessioni di strutture, ma anche i servizi di connettività. Quindi, questi piani vengono offerti servizi di connettività per 6 anni sulla scuola, 9 anni sulla sanità, pagati dal fondo di PNRR. Quindi anche in questo caso le infrastrutture dovranno essere utilizzate quelle già realizzate, già esistenti, e le nuove reti solo quando non c'è una rete esistente ad almeno 50 metri dalla struttura. Questo permette la valorizzazione e l'utilizzo quando è stato realizzato in tutti i piani precedenti a livello di infrastrutture digitali. Tutte le informazioni sulle misure PNRR e le misure veloci che vi farò vedere come dati le ritrovate nel portale connetti.italia.it, diciamo, sono dati liberamente disponibili. Questo è un quadro d'insieme delle 5 bandi che compongono questi piani, perché per i 5 ci sono due uno per la nuova stazione da memoria e uno invece per il collegamento delle stazioni esistenti. Il piano Italia Giga prevede la realizzazione di infrastruttura banda larga, ultra larga, quindi almeno un gigabit, dell'unità mondiale, infatti non è presente e non sarà presente nei prossimi 5 anni una rete ad almeno 100 megabit.
quindi sostanzialmente cerca di andare a chiudere quei buchi, quelle aree che non sono coperte, non sono state coperte dagli anni precedenti. Questo è un quadro di insieme, ovviamente sul sito Connect Italia magari riuscite a vedere meglio, comunque abbiamo l'insieme di 122.000 civici circa per la regione Marche, che attualmente risultano connessi il 12,6% di circa 15.000 civici e in lavorazione 15.000 civici, con i dati a gennaio 2024. Questo numero, comunque riportato questo numero, perché comunque questo è il numero target di regione Marche. Ci sono dei comuni che sono passati, diciamo, alle mie domande, e la tavola più buona fanno parte del nostro target. Ma adesso diciamo che con l'aggiornamento di target di TNR verrà anche adeguato, quindi ritorneremo ai nostri civici senza quelli di più. Per quanto riguarda i civici, come vi dicevo, abbiamo un intervento del codice indetto in cui si chiama legale, si chiama di nuovi sistemi. E poi l'intervento di identificazione, cioè la realizzazione di nuovi siti. Sempre in area fallimento di casa. In questo caso abbiamo per la regione Marche 311 siti da irrigare in fibra, siamo qui al 40,3% di siti realizzati, 85, 18 di lavorazione. Invece per quanto riguarda i nuovi siti, abbiamo un solo sito di 49 previsti, quindi diciamo che ovviamente sul nuovo va un po' più all'aperto rispetto ad utilizzare quanto già presente. Andiamo su scuola promessa. Scuola promessa è una misura che è iniziata prima all'interno della strategia Google e poi continua, come ho detto, nel PNRR. In questo caso parliamo di connettere le scuole offrendo i servizi di connettività gratuitamente. In questo caso abbiamo la fase 2 finanziata dal PNRR, prevede la commissione di 219 scuole, siamo a 39 su queste 219. Se andiamo a mettere insieme i dati della misura PNRR di queste scuole più le altre già previste nella fase 1, che invece purtroppo le fonti dati sono differenti, sono sul banco di parlare della quantità del PT perché fanno parte delle differenti precedenti, abbiamo un totale di 1340 scuole di cui attualmente ne abbiamo connesse attivate 611. Qui avete anche un riepilogo per provincia, ovviamente in alcune province c'è un avanzamento maggiore e in alcune province c'è un avanzamento inferiore. Questo è dovuto al fatto che le scuole vanno connesse utilizzando le resistenze. Quindi in alcuni casi l'operatore deve attendere che venga realizzato o il collegamento sulla regina o il collegamento sulla rete Google per poter procedere poi all'attivazione dei servizi. Ovviamente c'è un complesso di integrazione tra piani che si sovrappongono e si muovono sul territorio in modo distinto, ma adeguato sugli stessi territori. L'altro piano e l'ultimo è il piano sanità connessa. In questo caso non parliamo di scuole, ma parliamo di strutture del servizio sanitario pubblico. Qui parliamo sempre di servizi con identità fino a 10 gigabit per gli ospedali principali. Ovviamente è un progetto che riguarda le 468 strutture del servizio sanitario regionale, quindi appartenenti alle aziende sanitarie territoriali, a Ietra e allo Stato degli Ospedali di Lini. In questo caso, come vedete, il numero delle strutture che sono in lavorazione è maggiore, ma l'attivazione è più a livello, perché qui parliamo di ovviamente reti interconnesse con i data center, collegati a servizi in alcuni casi che sono critici, e la complessità di portare la migrazione di quelle connettività esistenti su queste nuove richiede una maggiore attenzione, quindi diciamo, non riusciamo ad essere così veloci come può essere la scuola che parliamo di connettività singola con accesso a internet senza diciamo interconnessioni con altre reti. Oltre a questi piani sono stati chiusi tra due invece piani di incentivi all'offerta di cui ci sono arrivati cioè, sia per le famiglie che sono chiusi nel 2023 e sono partiti in questi mesi le consultazioni per dei nuovi piani voucher che riguarderanno sempre le famiglie e le imprese, quindi è possibile che nel primo periodo ci siano ulteriori fondi nazionali tramite Instagram che potranno essere erogati o
imprese o famiglie per la connettività a Angiva. Ricordo ancora una volta l'invito che ha fatto l'assessore e anche gli interni a questa attività di monitoraggio delle aree infestate, che noi abbiamo sempre continuato a fare, raccogliendo le segnalazioni e riportandole ai vari attori coinvolti, per cercare di arrivare a questa copertura totale. In questo abbiamo trovato molto riscontro sia con l'industria ma anche la Clinica e gli altri attori a livello nazionale, per cercare di fare delle azioni che possono permettere alla fine di raggiungere questa copertura totale della nostra territorio. Qui vi ho riportato i link ai portali in cui viene fatto il monitoraggio di questi dati, quindi il portale quando sarà guardato strategia macro-tarata, quindi rete bull, voucher famiglie, voucher imprese e scuola commessa fase 1, il portale Infratel Italia dove trovate la sintesi di tutte le misure che gestisce Infratel Italia, per tutti i lavori del report per regione, per provincia, per singolo comune e per i riportati, i dati sui livelli sulle strutture e su tutti i piani che interessano per il territorio. Portale con un file in cui potete verificare la copertura della rete pool, quindi verificare se un circuito è coperto, e da lì avere l'elenco degli operatori che possono attivare i servizi all'interno di quel circuito. Perché in questo caso, avendo una rete a concessione gestita da un concessionario che questa rete è messa a disposizione degli operatori, non tutti gli operatori vanno ad utilizzare questa rete, quindi per sapere quali sono gli operatori bisogna partire da questo portale, perché è possibile che contattando il proprio operatore, questo operatore non utilizzi questa rete. Okay. Infine, è il portale regionale in cui trovate tutto quanto quello che abbiamo visto oggi, oltre alla parte nulla, e riportato sotto anche il portale connettivo.it dove trovate lo stato di avanzamento per i piani legati alle misure PNRR. Grazie, l'assessore, correggimi se sbaglio, tu ogni giorno fai tantissimi di robe di virtù delle potere, incontri centinaia di operatori economici, insomma, associazioni di categoria, di imprenditori. Allora, se sei d'accordo, vorrei tavolare insieme a te una brevissima tavola rotonda, proprio per dare la parola a le tante persone in platea, in pochi minuti, una sorta di talk show che hanno i giornalisti, piace davvero molto. Il primo che invito ad arrivare allora è Alessio Gasparini, che è coordinatore per la regione Marche di Open Fiber, che è un vero e proprio protagonista in questo processo di digitalizzazione, a cui chiedo cosa cambia a livello, dottor Gasparini, a livello economico, di impostazione economica in quelle zone che finalmente sono coperte dalla banda ultralarga. Intanto buongiorno a tutti e ringrazio la Regione Marche, l'assessore Antonini, la dottoressa Carota per l'invito a partecipare a un evento che è così importante, così sentito, per un territorio che anche per noi è una cosa importante. Intanto cosa cambia? I punti focali secondo me sono stati già toccati dal sindaco Bravante in questa conferenza dall'assessore Antonini, e cioè questa nuova cultura digitale che stiamo realizzando e che in realtà per gran parte è già una realtà, aumenta la produttività del territorio e apre nuovi scenari per tutti i piccoli borghi che abbiamo, che costellano la nostra regione, ad essere più competitivi a livello nazionale e internazionale. È un incredibile volano economico, no? Per il sviluppo, soprattutto delle imprese, e soprattutto ha un fortissimo impatto sociale, perché va a colmare il divario digitale che era presente in data parte fino a 4-5 anni fa, che partisse poi il piano Bandalacca e Bandalacca. Faccio un esempio concreto, siamo nella sede di Confindustria, di questo fare esempi concreti, anche con esempi presenti in questo territorio. La
la riduzione di questo livello digitale ha consentito a una nota cantina, come quelle là, comunque più vicino, di aprirsi all'internazionalizzazione, di aprire il proprio mercato all'estero, così come a un'impresa che fa questa della Valtesino di Matanzone, di ridurre termini di comunicazione e scambi con clienti futuri. Quindi secondo me la differenza sta qui. Questa nuova fase digitale permette di avere uno sviluppo concreto, ma probabilmente non è una questione professionale, ma non solo professionale. Perché chiaramente oltre al lavoro che è una delle parti fondanti, no? Nella vita di tutti quanti, anche intrattenimento, relazioni, servizi, ormai oggi corrono in questa rete. Quindi un miglioramento delle infrastrutture, delle nostre infrastrutture disponibili, si traduce nel miglioramento della qualità della vita delle persone. E oltre ai numeri che abbiamo già elencato, è proprio questo che ci rende conto. Grazie ad Alessio Esperito, direttore competente di Open Fiber. Parliamo sempre di economia in quanto appunto la digitalizzazione, la banda ultralarga sia davvero un volano importante. Io inviterei il professore Andrea Pollini, allora dell'Università di Camerino, professore di scienze dell'informazione delegato dal rettore proprio per la ricerca. Professore, prego, si accomodi anche qua. Dall'università escono tantissime figure professionali indirizzate sempre più sul digitale, che poi diventano dei veri protagonisti di uno sviluppo economico di questi territori marchigiani così particolari. E anche voi, insomma, che fate formazione anche a Merino, una delle zone più colpite del cratere, ne sapete veramente molto. Rispetto appunto al volano economico, guardo insomma che tutte le figure professionali formate dall'università poi diventino degli attori protagonisti di questa rinascita economica fondata sul digitale. Sì, chiaramente la domanda è estremamente ampia e come Università di Camerino noi in qualche modo collaboriamo tra di noi, perché la digitalizzazione, io abbiamo segnato alcuni termini che potrei ricordare: digital intelligence, machine learning, blockchain, cloud computing. Abbiamo una miriade di termini, chi non è esperto chiaramente si trova comunque a operare in un mondo che cambia, si trova digitalizzato, quindi è importante in qualche modo che ci sia vengono create queste competenze non devono essere soltanto all'interno del bilancio informatico, ma queste competenze sono necessarie a tutti gli operatori economici. Noi ad esempio, come unica, ma lavoriamo, faccio ad esempio, che lo sta già riportato qualche minuto fa, lavoriamo con un'azienda che controlla le sue apparecchiature da remoto e può sapere in tempo reale se qualcosa sta andando male e magari già pianificare gli interventi, quindi cambiare i processi. Come Unicam digitalizziamo beni culturali per la fruibilità da remoto, quindi creiamo in qualche modo nuovi prodotti. Quindi è molto importante che queste competenze vengano in qualche modo siano pervasive nel territorio, ma allo stesso tempo c'è un'estrema scarsità di queste competenze, quindi non è pensabile che tutti diventino in qualche modo cosa guarda solo. Quindi ho visto progetti importanti da parte della regione, anche il progetto Bussola Digitale, che cerca di aumentare la competenza, la capacità di comprendere come il digitale può intervenire all'interno di un'organizzazione. Immagino che qualcuno, soprattutto piccoli operatori che operano su questo territorio, non hanno la capacità. Quindi è importante fare rete come si sta facendo con la regione, come la regione coinvolgendo le altre istituzioni per creare quindi le opportunità di innovazione digitale. Poi, come l'innovazione digitale può in qualche modo aumentare, fare la leva economica per un territorio, credo che veramente possiamo andare avanti su questa velocità. Ormai questo è ovvio, credo. Forse in passato
qualcuno abbia necessità di capirlo, ormai credo che chiunque lo sa, l'unica cosa è che non sa come fare probabilmente, molti di questi. Quindi è importante la formazione, quello che cerchiamo di fare, anche cercando di formare non persone, cioè non abbiamo, magari qui dentro non è il tiro, abbiamo bisogno di persone altissimo livello e basta, abbiamo persone anche che siano capaci di capire come l'innovazione digitale possa essere introdotta in piccole realtà. E questo lo abbiamo fatto, stiamo facendo anche con la regione, e sono molto importanti i progetti sul digitale, sono importanti anche i progetti che la regione cerca di coordinare a livello, diciamo, quello dei comuni, per in qualche modo anche favorire all'interno dei comuni la digitalizzazione del turismo, che è una, sicuramente uno diciamo, dei settori economici su questo territorio possono giocare un ruolo fondamentale. Quindi non vi annoio ulteriormente, grazie dell'invito e buona giornata a tutti. Grazie all'università di Caverno. Passiamo ora alle amministrazioni locali, che sono un altro importante interlocutore della digitalizzazione. Chiamo allora Saturnino Di Ruscio, già sindaco di Fermo fino al 2011, se non vado errato. A lei, prego, si accomodi anche alla mia parte opposta. Volevo chiedere, dottor Di Ruscio, in questa breve tavola rotonda al centro del borgo digitale diffuso, questa strategia della Regione Marche, c'è un punto fondamentale che è il partenariato tra pubblico e privato. Il pubblico negli ultimi anni lo ha capito bene, se non fa un braccetto con il privato rischia di rimanere indietro. Sì, intervengo, io attualmente ho finito la mia attività politica di dirigente del Comune di Fermo, quindi chiusa quella parte, diciamo, quella parte, adesso mi sto dedicando a un altro tipo di attività, quindi sono collaboratore dell'azienda, non lo sto facendo, non lo faccio, va bene, che si occupa di marketing digitale turistico. E frutto anche con la mia esperienza maturata in 40 anni di lavoro, mi sto dedicando a questa attività e ho partecipato al banco regionale con interessante su servizi digitali integrati comunali, molto interessante perché dà la possibilità anche al piccolo comune di presentarsi attraverso questi servizi e l'amplificazione che possiamo fare con i social, diciamo, in modo migliore. Quindi molto interessante, però giustamente il problema sono anche i comuni, è stato detto anche soprattutto i piccoli comuni. Noi abbiamo lavorato quasi esclusivamente con i piccoli comuni. In alcuni casi non avrebbero neanche potuto partecipare perché non avevano gli strumenti non solo progettuali ma anche di conoscenza approfondita del territorio, rapporti con aziende, eccetera. Quindi è stato fondamentale, diretto, fondamentale avere un partenariato pubblico-privato. In questo caso è stato fondamentale. Sia in genere. E abbiamo riscontrato comunque grande disponibilità da parte delle aziende del territorio, che hanno l'ambizione di farsi conoscere, e abbiamo però toccato con mano che i piccoli comuni non hanno più personale, non hanno più popolazione, quindi sta nella nostra difficoltà. È evidente che con l'aiuto della regione si può costruire quel progetto e farsi conoscere, però certamente poi occorre dare all'azione, e su questo diciamo la ricerca ancora non lo vale. Però ripeto, è stato fondamentale collaborare per il paese, anche con l'associazione di tecnologia, se parlo di Germano, anche con qualche firmata per quanto riguarda la parte di promozione turistica, quindi è stata creata una bella sinergia pubblico-privato che ci ha consentito di poter partecipare. Però ripeto, la mia preoccupazione poi sarà, diciamo, il futuro, perché quindi va trovato un modo per sostenere. Qui non è stato un discorso economico, ma anche per magari dovranno mettere in rete alcune loro professionalità per sì che poi possano dare a questo tipo di lavoro. Però faccio un complimento con l'iniziativa di oggi, molto interessante, una bella panoramica, e tanto lo state facendo e ci rendiamo conto
anche se da quest'altra parte possiamo dare anche noi un contributo fondamentale. Chiudo con una piccola cosa, simbolica. Quando ho finito la mia attività lavorativa in comune, allora lo scorso anno dirigente del settore cultura, ha fatto tutto. E ho voluto chiudere con un convegno sull'importanza della digitalizzazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Abbiamo coinvolto le quattro università del Marche, abbiamo coinvolto i ministeri dei beni culturali, già una sezione specifica in seguito alla parte digitale, e anche a livello internazionale. Quando ho chiuso quel convegno mi sono reso conto che ho paragonato il digitale quello che ha rappresentato il passaggio dal manoscritto al libro stampato, che ha comportato una rivoluzione enorme nel mondo perché ha permesso una diffusione più capillare della conoscenza che era prima da solo per pochi, diciamo, pochi letti. E il digitale oggi può portare, l'avete detto voi, ma stiamo toccando con mano, una trasformazione tale della società e creare quindi benessere a tutti. Però, come avete detto, c'è bisogno di nuove professionalità, c'è bisogno anche tutto questo petrolio che abbiamo nel nostro interno, in qualche modo lo dobbiamo farvi fuori e lo dobbiamo saper valorizzare. Questo credo sia un punto di partenza e noi stiamo a disposizione per dare il nostro contributo. Grazie comunque per la disponibilità. Grazie, se ci sono alcune domande delle conclusioni. Questa mattinata di lavoro affiderei che il gelato, che diceva bene Rodolfo Bastiani di Filoca, che è un'agenzia di telecomunicazioni. A lei, dottor Bastiani, si accomodi pure nella sedia. Volevo chiedere concretamente dove arriva questa importante rivoluzione in termini di rete di banda ultralarga. Che cosa succede? Cosa viene riscontrato concretamente nelle aziende, nei comuni, anche nei tanti cittadini? Buongiorno. Noi dal 2007 già abbiamo questa tipo di attività che copriva le famose parti disagiate. Per coloro che veramente non riuscivano ad avere nemmeno un PC o cose di questo genere. Anche noi ci siamo evoluti, non so quanta mano possiamo dare a questo tipo di iniziativa, perché noi siamo presenti in tutte le Marche. Pensiamo di aver coperto veramente quasi il 90% del marchio. Abbiamo istituito nuove tecnologie, lavoriamo già anche con discrete coperture, anche con ecco qua ad alta velocità, non giga, ma comunque ci avviciniamo. Abbiamo lavorato in IoT, collaborando con l'Unicam, noi nel 2016 abbiamo fatto una scatola probiotica per anziani e riscontravamo se non dire che erano delle pasticche, ma che erano delle pasticche dentro casa o delle compresse. Per cui eravamo proprio all'inizio, eravamo anche noi un po' sconnessi, non è che siamo stati probabilmente così precisi. Oggi collaboriamo con CIP, stiamo facendo una nuova iniziativa, mettendo contatori dell'acqua, sempre con le IoT. È già abbastanza sviluppato, in dei paesi che hanno la sull'illuminazione già queste coperture. Quello che abbiamo riscontrato è un po' tutto il discorso che avete fatto nell'ambito della giornata. Noi abbiamo nella Ciratese, anche nella Scuola Marto, delle società che hanno comprato dei casali, che fanno grandi attività di smart working. Detto ne abbiamo una vicino a Google, con cui noi collaboriamo, che dove vengono circa 60 persone ogni settimana e lavorano in questo casale bellissimo, a cui noi forniamo connettività per poter permettere di fare questi lavori. E realmente credo che la salvaguardia dei giovani all'interno di una regione fatta veramente in maniera particolare, perché dal mare a monte è anche molto difficile da coprire, non è una regione facile, però possiamo
con la tecnologia far rimanere i giovani sul territorio. E allora si cambia uno sviluppo del territorio, perché se i giovani vanno via il territorio non sviluppa. Questo cominciando proprio dalla pastorizia, dall'artigianato o da qualunque altro tipo di attività che abbiamo risposto. Grazie a Rodolfo Pasquale. Naturalmente abbiamo a disposizione un gelato se ci sono degli interventi, delle domande, delle considerazioni rispetto anche a questa piccola tavola rotonda. Siamo ecco, a disposizione per questo. È sempre un momento delicato questo dell'intervento della platea. Prima naturalmente di affidare all'assessore Antonini delle conclusioni. Insomma, è un'occasione importante, assessore, non capita tutti i giorni di riunire un'intelligenza economica, insomma, digitale del genere in una sua stanza, quindi invito ad approfittarne. No, beh, il tema sostanzialmente non è che lo devo dire, è essenziale perché oggi senza connettività con infrastrutture di questo genere è difficile anche fare un lavoro di tipo ordinario. Io vi occupo sempre di tecnologia, quindi per me diciamo sono temi abbastanza chiari e conosciuti. Però prendo spunto dal signore che mi ha preceduto dicendo che è fondamentale che nelle nostre regioni, anche nelle nostre aree interne, che rimangono giovani e migliori possono esprimere anche in questo campo quella che è l'innovazione, le visioni nuove e interessanti per il lavoro. Far rimanere i giovani e sviluppare tecnologie e lavoro è la chiave primaria e il primo impegno che diciamo anche la regione stessa deve attingere. Mi sembra che la strada sia stata percorsa comunque quantomeno sviluppata sufficientemente e speriamo che a breve ci sia anche no? Questo è l'auspicio che darete. Grazie. Grazie. Assessore, già in conclusione, perfetto orario della mattinata dei lavori, vedevo che anonimi quando si parlava di portare i piccoli comuni all'accesso della digitalizzazione, un po' il filo rosso che la Regione Marche sta cercando di perseguire. Sì, allora, in generale quando siamo di fronte a piccoli comuni, piccole aziende, piccole realtà, le difficoltà sono maggiori. Questo è un dato di fatto. Quindi una delle scommesse è proprio questa, cioè da parte della regione cercare ovviamente di dare invece a tutti la stessa capacità competitiva, cercare di sostenere il più possibile dare gli strumenti adatti. In certi casi anche diciamo, i più grandi appunto possono dare la traina, lo vediamo spesso anche nelle politiche industriali delle grandi imprese che attraverso anche una rete di fornitori di altro possono anche essere la traino per un sistema diciamo di imprese più piccole. Per tornare a noi, io innanzitutto ringrazio veramente l'organizzazione perché mi fa piacere vedere quando è tutto ben organizzato, funziona perfettamente anche le presenze con degli interventi assolutamente qualificati, quindi vi ringrazio perché è stata data qualità a questo convegno. Chi ha avuto la, diciamo, la non possibilità di partecipare, o comunque non è di questa zona meridionale della regione, noi replichiamo di fatto diciamo, questo incontro il 14 di marzo, per 6 giorni a Sinigallia, quindi con esattamente più o meno cambieranno alcuni protagonisti ovviamente, però è più o meno lo stesso format, sempre con l'industria, ci sarà il presidente di Confindustria ancora, saremo alla
la rotonda di Sanitario è anche un percorso, non che qui non sia, anzi, però anche lì scompare, diciamo. Allora, io in conclusione voglio dire, qui bene o male siete addetti ai lavori, quindi l'importanza della digitalizzazione la conosciamo, la conoscete molto bene. Ormai digital... Scusate, sento, vorrei un attimo, perché c'è un po' forte il ritorno, magari un attimo. Allora, conosciamo bene le potenzialità, lo sappiamo, lo abbiamo detto. Digitalizzazione e progresso sostanzialmente. Quindi, se in questa fase sappiamo che il progresso è ricchezza, è opportunità, allora se vogliamo andare verso questa direzione, gli strumenti, e lo abbiamo visto, li stiamo mettendo in campo. La direzione e la volontà è ben espressa. Cerchiamo quindi di capire come, se facciamo una rete, è stato ribadito più volte, questo incontro tra privato e pubblico è essenziale. Se riusciamo a fare una rete quindi di protagonisti e a vario titolo enti, imprese che possono dare, diciamo, un contributo a questo sviluppo del digitale del territorio, credo che sia qualcosa di fondamentale che possiamo fare, perché non c'è ancora, questo penso sia la vera scommessa, una vera e propria cultura della digitalizzazione diffusa. Quindi dobbiamo in qualche modo essere anche noi capaci di trasmettere, di creare le basi proprio per diffonderla il più possibile, come dicevamo prima, con livelli diversi. Però non pensiamo solamente alla digitalizzazione come la stragrande maggioranza delle persone al di fuori di questa sala non possano pensare l'utilizzo del cellulare o andare su internet a fare una ricerca su Wikipedia. Importante, assolutamente fondamentale anche questo, però pensiamo veramente, cerchiamo di far capire quanto ormai sia imprescindibile. Qualcuno ha usato prima, mi hanno parlato, forse adesso mi parlo, nella quotidianità, cioè non solo, diciamo, nella parte più straordinaria e importante che la telemedicina, che ci arriveremo, ci stiamo arrivando, che è fondamentale, ma veramente la digitalizzazione è quotidianità, cioè se noi pensiamo, ci fermiamo un attimo, ragioniamo, cioè ormai qualsiasi azione del semplice cittadino, dell'imprenditore, dell'amministratore, metà delle azioni che facciamo dipendono, riguardano proprio i sistemi di digitalizzazione, la comunicazione, qualsiasi cosa, pensiamo alla promozione, perché si parla di turismo, cioè se non c'è la connessione, se non siamo connessi ormai non possiamo comunicare, e quindi l'accessibilità. Allora è fondamentale quindi anche creare una cultura della digitalizzazione, credo che questo sia il primo impegno, soprattutto tra chi, ripeto, come presenti hanno già una consapevolezza dell'importanza di questi strumenti. Noi li mettiamo a disposizione, ci sono, ben vengono come sempre contributi, considerazioni, assolutamente se ci sono progetti innovativi o altro, siamo disponibilissimi ad ascoltare e eventualmente ad accogliere. Io vi ringrazio e diamo appuntamento, magari fate sapere anche voi, proprio per questa diffusione della cultura della digitalizzazione, sia le varie attività che facciamo, l'appuntamento per il 14. Grazie a tutti. Grazie per l'assessore di Comune. Grazie ovviamente a per l'organizzazione, per il prezioso contributo, grazie naturalmente a voi che siete stati con noi quest'anno. Buona giornata.